regioni hanno 50 anni. Le regioni di oggi sono diverse da quelle di 50 anni fa, perché nacquero nel 70 con la prima elezione dei consiglieri regionali, ma poi furono trasferite i compiti statali alle regioni nel 72 e nel 77. Poi, alla fine del secolo scorso, negli anni 90, fu introdotta la cosiddetta presidenzializzazione delle regioni e infine nel 2001 fu fatta la riforma delle norme costituzionali riguardanti le regioni. Qual è il bilancio di questi 50 anni? Le regioni, innanzitutto, si può dire che sono una pianta che ha attecchito, però presentano dei problemi. I problemi riguardano la legislazione che è molto ripetitiva, cioè le regioni si copiano tra di loro, e l'amministrazione che presenta gli stessi difetti dell'amministrazione statale. E qui vengono appunto le proposte importanti che oggi vengono affacciate, la prima delle quali, quella delle macro-regioni. In effetti, persone come Giannini pensavano all'origine che non dovessero esserci più di 12 regioni, mentre ne abbiamo 15. C'è poi un problema di differenziazione tra classe politica, che in qualche modo si è omologata alla classe politica nazionale, e infine c'è il problema della cosiddetta autonomia differenziata, che fa parte di un dibattito che si è aperto recentemente, un dibattito che è partito col piede sbagliato, perché è partito con l'idea del cosiddetto residuo fiscale. È un po' un dialogo tra regione e Stato, la regione che dice allo Stato: dammi tutte le imposte che vengono raccolte nella regione in modo tale che io possa spendere tutto ciò che viene raccolto nella regione. E quindi partono da un'idea di, da un rifiuto dell'idea di solidarietà. Questa è la tematica generale di cui discuteremo in agosto a Rimini.